oggi con noi qui a TG Events per Te lo dice Biandrino, gli amici di Dr. Clown Italia. Nati da un'idea di più di 40 anni fa dall'americano Patch Adams, notissimo medico pediatra. Con un naso rosso ed un abbigliamento clownesco, i volontari e i medici effettuano le visite mediche, intramezzandole con barzellette, buffe gag ed altri espedienti atti a suscitare l'ilarità del paziente. Con questo metodo, oltre a distrarre il malato dal dolore e dall'ansia causati dall'infermità e dal ricovero, modifica il clima dell'intero reparto, creando un'atmosfera divertente e festosa, rendendo meno ardua la permanenza in ospedale. Clownterapia è la clown, fare il clown, un'esperienza che tanto bisogna davvero studiare, si fa un anno di tirocinio, però quello che ti porta la clownterapia è una cosa fantastica, andare per gli ospedali e portare il proprio bagaglio di aiuto, semplice, da una parola, da andare a fare delle missioni umanitarie che sono dei grandi persone. Evaristo Arnaldi è una persona che ha fondato Dr. Clown Italia. Il sorriso porta forza, porta gioia e soprattutto basta un sorriso. Grazie a Silvia ed Evaristo di Dr. Clown Italia per tutto il loro impegno, per tutto quello che fanno. E come diceva il famoso Patch Adams, prima di curare la malattia occorre salvare la persona.